Benvenuti signore e signori sull'episodio 2 di Dark Souls, i tre moscattieri. Sono sempre qui in compagnia di Spessimo e Andrea, che è, sono tutti e due dorati perché lodano il sole. E oggi riprenderemo questo episodio cercando di passare il ponte da sotto. Oh, ma che bellezza, eccoci tornati nel caro mondo di Dark Souls. Io, come sempre, sono il narratore. Vabbè, sono Pruitt, lo sapete che sono Pruitt. E niente, questo episodio inizia in una maniera, possiamo definire, tranquilla, perché ero abbastanza preso bene, comunque ero... non stavo per morire, cioè, tutto abbastanza tranquillo, ecco. Però, tuttavia, a un certo punto, decido di pronunciare una frase che mi è costata... la vita. E io vado avanti, voi vai, pensate al draghetto. Pruitt verrà avvelenato tra 30 secondi. 3 2 Sono due sorci. Levati, levati! Ma porca puttana! Avvelenato? No, mi hai fatto volare giù! Ora vi do io un consiglio, miei cari espertoni. Non fidatevi mai dei vostri compagni. Avete capito? Mai. Usurata! Usurata! Ah, Pruitt, facciamo una cosa intelligente, eh? Va, bravo, vai prima te, che la... Io vi raggiungo. Ma c'è il drago che è tipo... C'è il drago che lo sto ammazzando io. Ah, ok, ok, ok. Buona fortuna, divertiti. E io recupero le mie cose. Aspetta che mi scende il veleno. Anzi no, vai Pruitt. Ce n'è uno sulla destra, attenzione. Se riesco lo targhetto. Ci vorrà un po' comunque qui da me. Oh, era meno mio. L'arco più 10. Me l'hai fregato. Non vale. Che cazzo stai Dove facendo? Dove cazzo sto sparando? Ah, stai andando di sopra. Ma praticamente adesso posso attivare un altro falò, giusto? Ecco fatto. Pruitt dovresti avere la spada leggera. Spada leggera del drago sul Perfetto. Tuo schermo. Aspetta un attimo che ho. Leva! Pruitt. Ancora. Che fai a body blocking? Non salire sì, su quelle scale. No, no, non salgo su un cazzo. E insomma, fra un blocco e l'altro siamo arrivati alla famosa chiesa dei non morti. O almeno eravamo quasi arrivati alla chiesa dei non morti. Però prima di andare avanti volevo farvi, anzi volevo mostrarvi una scena che diciamo può riassumere molti momenti di questo video, ecco. Dovrebbe aver droppato cose. Allora, la coda, cioè, qui c'è più coda che a Milano, insomma, non è possibile. Anche su Dark Souls ci sono problemi di traffico. Vabbè. Allora dovevamo battere una specie di cinghiale di gigante. Prima abbiamo liberato un po' l'aria. Poi mi arriva un consiglio da Space Sim, sentitelo bene. Ah, tu vai dritto e poi gira sulla destra che c'è un porticato, lui non ti può colpire lì. Più o meno è andata, che ho preso un'incornata nel culo. Grazie, grazie, grazie mille signori, non dovete, non dovete. Vabbè, continuiamo. E dopo aver messo un bel cerotto sul culo, ho recuperato la chiave sotterranei, la chiave misteriosa, e ho perso, diciamo, tempo in una specie di stanza strana, con avvenimenti molto strani. Dopo aver attraversato l'ennesimo muro di nebbia, mi trovo in un paesaggio esterno abbastanza carino. E dopo aver esplorato un po' la situazione, ecco che noto un strano individuo di spalle. E mi sembra molto minaccioso. Vabbè, in pochi secondi ci occupiamo di lui e ci prendiamo la sua titanite. In seguito arriviamo allo spiazzo prima di raggiungere il prossimo falò. Facciamo fuori ovviamente i pochi nemici che c'erano. E purtroppo Andrea e Simone mi danno una cattiva notizia, ovvero dovrò per il momento fare a meno di loro per poter raggiungere il falò successivo. E dopo aver salutato i nostri cari compagni, in corsa arrivo finalmente al falò successivo della chiesa dei non morti, cioè nella zona della chiesa dei non morti. Il falò si trovava al piano, diciamo, inferiore. E una volta acceso il falò, ho subito notato e sentivo qualcosa di sottofondo di strano. Questo suono che mi stava entrando nel cervello apparteneva al nostro caro Fabbro di fiducia,
che ho incontrato dopo aver livellato. Purtroppo a telecamere spente perché Dixtory aveva dato qualche problemino e mi ha crashato tutto praticamente. Vabbè, quello che ho fatto a telecamere spente è stato livellare e potenziare qualche arma. Una volta potenziate le mie armi, sono ritornato per evocare i miei cari compagni che mi hanno regalato questo fighissimo elmo con due corna giganti. So che la motivazione mi ha un po' insospettito. Perché non volevamo vederlo in faccia mai più. Che ci vuole un po' lontano. Si vede che la faccia del mio personaggio non è molto. Mi interessa che in faccia. Questo l'ho già detto nell'episodio. Amico, cioè, vabbè, il proseguiamo. Esiste come equipaggiamento. Mio Dio. Io faccio l'attacco quando ormai tutto è. Oh, cos'è? Qui, Pruitz, qui. Titanite. Pruitz. Dica. Potenziamento allora. Per fiaschette. Anima guard. Anima, ok, perfetto. È un potenziamento per fiaschette Estus. Perfetto. In poche parole con quello ti... Se sbaglio c'è un altro tizio gigante là. Ruiz, un secondo. Con qui ci sta un ascensore che ti riporta al santuario del fuoco dopo. Appena uccidiamo il boss. Però lo puoi fare soltanto quando... Quando mi ascensore? Quando non ci siamo. Quando non ci siamo. Perché okay, sennò siamo... Vabbè, me lo ricorderò. Dopo te lo facciamo prendere subito dopo il boss. Ok, allora io sto seguendo te, Andre. Dunque sì, noi... Sì, sì. Stiamo andando. Adesso attenzione, perché questo pezzo è infame. Non più, cioè non più di tanto. Oh, non ho visto che c'è un nemico che attaccava. Sì, e Pruitz sta per morire, però. No, no, tranquillo, mi sono salvato. Per fortuna che ho fatto attenzione, questo pezzo è infame e Pruitz sta per morire. No, perché non avevo proprio visto che c'era tanti nemici. Non so perché, per un attimo cioè, non... Cioè, ma mi sta laggando da morire. No, a me non troppo. Pruitz, sono morti tutti. Di qua, di qua. Non ho più ho una fiaschetta disponibile io, quindi devo star attento. Vabbè. Gnagna. Ma posso abbandonare un po' di Estus qua per farlo usare lui? No. No, no. Su Dark Souls 2 le gemme vitali. Lo salviamo Mr. Nice Guy o no? Ovviamente. Mr. Nice Guy. Chi è Mr. Nice Guy? Fai vedere. Qui, Pruitz, qui prima. Prendi la era un barilotto, vita. Un barilotto... barilotto sorpresa. Andiamo. Manco Donkey Kong. A sinistra, Pruitz. La stanza a sinistra. Qua. Qui. Salva Mr. Nice Guy. Vai su e fai il piccolo principe. Quella! Still human, are you? Ed eccolo! Laudre! Could you help me? Sta ancora cercando... Oddio, io sono femmina. Se quello lì mi rapisce. Non sono una guardiana del fuoco, stammi lontano. Dai, vieni su. Cioè, no, alzati. Alza il culo! Non si muove. È un culo pesante, lascialo lì. E non lo attaccare perché ti disintegra. Male proprio, eh. Cosa? Ti disintegra malissimo. Se lo attacchi, ti disintegra tanto. Ok, tranquillo. Neanche in tre forse riusciamo a batterlo. No, vabbè, ci sta un modo. Noi due lo rinchiudiamo in un angolo e Pruitz lo attacca a distanza. Esatto. Andiamo. Comunque adesso noi chiamiamo liberato il nostro caro Laudrec che ci ricompenserà in futuro con un cazzo... Sì, sì, ti ricompensa in futuro. Con un cazzo... Effettivamente ti ricompensa in futuro. Di qua, Pruitz, continua a seguirmi. Sono stato un imbecille io nel mio mondo... Vabbè. Allora, oh, interessante. Anima guerriero, preso. Ho fatto una cavolata io con Laudrec. L'ho salvato ma poi non ci ho parlato quindi non mi ha dato i cazzo di medaglioni. Ti dà un medaglione. Ah, io non l'ho preso, No, vabbè, no, te lo al dopo. Santuario del fuoco. Ah, ok. Forza, muoversi, 1, 2, 3, siamo vicini al fuoco, più veloci. Adesso ci sta uno dei boss più amati della community. Tra virgolette, qui teoricamente c'era il segno di evocazione di Solaire. Dovrebbe poterlo vedere, no, non lo può vedere. No, perché ci siamo noi. Ci siamo già noi che lo diamo il sole. Ok, esatto. Pronti? Comunque no, aspetta, su pronto boss, Pruitz. Molte persone abbandonano il gioco. Aspetta, visto che molti hai visto che è figo il mio scudo? C'ho su un drago. Aspetta, allora, facciamo così, allora rivolgiamoci verso il porco. Allora, mi fai fare sto gesto invece di farmi dire attraverso la nebbia. No. Levatevi un attimo, andate più indietro. Bravi. Ah. Fatti sotto, figli di puttana. Andiamo! Pruitz. Vabbè. Pruitz, guarda, io non faccio niente stavolta. Voglio vederlo morire male.
No, ma più che altro figlio di puttana non è esatto. Vai, vai, Fruise, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ah, non saltare alla cutscene. No, no, non salto un cazzo io. Dai, andiamo via. Sto cagando sotto. Sì, abbastanza. No. Che tra l'altro questo no. Boss droppa una delle mie armi preferite. La vale, mia arma preferita, anzi. Dalla barda del no. Gargoyle. No. No. Droppa anche lei. No. Lo so, ce l'ho in testa, se hai notato. Allora, io odio i gargoyle. Un altro gioco gli ho dovuto già affrontare. Non dirò il nome del gioco perché lo dirò molto più avanti. Sarà una sorpresa. Porto! Oh! Porca puttana! Che male! Voglio la sua coda, voglio la sua coda, voglio la sua coda! Ho detto che voglio la... Tieni qua! Divertitevi! Allora, piano piano, voglio attaccare anch'io. Ok, vai, vai. Ma mi ha preso! Dopo Fruits questo pezzo te lo passo. Di certo vorrei attaccarlo ma non mi caga. Fruits attento dietro, eh! Sì sì, lo so. Oh! Io te l'avevo detto. No, sono ancora vivo. Magicamente sono ancora vivo. Booyaka, bitch. Attento, Andre. Simo, volevo dire. Vabbè, non ti preoccupi. Io sono non vi preoccupate, ne ho creato uno. Me lo sto portando appresso con me. Gli sto facendo fare una passeggiata. E adesso lo ammazzo. No, mi ha preso, porca troia. Ah dai, ucciso. Abbiamo vinto. E sono morto lo stesso. Ma forse glielo fa contare. Ah no. No, sì, lo conta. Mi ha dato il drop. Ed ecco un'altra morte alla Pruitz che avete potuto assistere. Meno male che ero morto, diciamo, nel col tempo in cui i gargoyle erano stati sconfitti. Così l'unica cosa che dovevo fare era tornare indietro e recuperare le mie anime. E dopo sarei potuto proseguire con tutta calma. Il problema è che, non avendo più Andrea e Simo, le cose non erano facili, perché dovevo tornare indietro, ma avevo anche i miei cari vecchi nemici che ovviamente, come ricorda il gioco, ogni volta venivano respawnati dal falò. Ed ecco cosa è successo mentre stavo tornando indietro. No, aspetta prima che recupera, va. Che se non recupera sono dolori. Mi ha ammazzato, porco. Perché non mi fa muovere? No, affanculo. Ecco. Ok, rieccomi qua, finalmente sono tornato. Dopo alcuni problemi tecnici. Esatto, anche okay, meglio non descrivere, va. Vabbè che questo gioco è legnoso. Ah no, aspetta, mancava uno morto che mi sta inseguendo da un'era geologica. Basta vedere il numero di anime in basso a destra. Sei incastrato nella porta e non riesci neanche a uscire dalla porta. No, quello lì è il suo limite di aggro, non può superare la porta. Quella... aspetta, tieni un regalino per te. Ecco, a posto. Comunque, sì, non fare Mr. Satan. Rimettiamo adesso devi andare nell'altro torrione. Ok. Tu superi il tetto. Ci dovrebbe essere una cupola. Ci entri. E c'è una porta. Sali la scala a destra. Attento a non cadere quando esci dalla porta della cupola. Perché attento, non ci sono. Perché sti cazzo di architetti non hanno pensato a un parapetto per quelli che lavorano alla morte nera. Esatto. Di stronzi. In poche parole. Una volta lì ci sono caduto. Le madonne che si tirano. Ok. Allora sta attento quando esco dalla porta. Perché. Oh! Chi soffre di vertigini? Io. Sali, Pruitz, sali. Eccolo, che andiamo sempre più in alto. Meno male che non sto non mi dà fastidio anche nei giochi. Oh, una leva. Tiriamo questa. Lara Croft, tira la tua prima leva. Eccolo. Oh, da me si sente le campane pure, eh. Anche da me. È ora della messa, signori. Allora, dal Vangelo secondo Pruitz. Porca puttana, Lara, devi correre. I massi sono nemici. Poi i segreti sono fucile a pompa, questo l'ha detto Isaac però. Questo l'ha detto Isaac. Esatto, ma è il Dungeon secondo Pruitz. Boh, ora direi che è X time to scendere le scale, giusto? Esatto. Sì, vabbè. Scendi, vuole. Continua a registrare, eh? Sì, sto registrando, non vi preoccupate.
Siamo in diretta. Salutate. Salutate le vostre madri. E scendi la rampa quella esterna, scendi la rampa interna e incontrerai un nuovo NPC pure. Ah. Questo sentirai. 3, 2, 1. Porco diesel! Chi è sto? Circa. Allora, quello lì ti impara, se gli parli, fai, apprendi i gesti, ti impara il taunt più infame di Dark Souls. Well, what is it? Salve! I am Oswald of Kareem. L'assolutore. The part of friend. For thee. You did well, faggot. Come out to confess. Ti impara praticamente l'emotion del Jan Dead. Allora, apprendi i gesti. Che c'è? Perfetto. L'emotion del Jan Dead è praticamente perfetto. Quella. Poi acquista oggetto, vediamo cosa vende, giusto per curiosità. Osso del ritorno, libro dei colpevoli, vabbè, niente che mi interessa. No, ma che vende l'osso del ritorno, è vero. In realtà ne vendono un sacco di gente. Oh, adesso lo devo fare, signori. Torno indietro. Adesso ritorna nella chiesa e prendi l'ascensore che ti fa quello lì che ti ho indicato prima nella nebbia, così sblocchi quello shortcut. Perfetto. Poi riprendi l'ascensore e ritorni nella chiesa. Però intanto hai sbloccato la scorciatoia per dopo. Va bene, no problem. Dopo quando risaliamo da Blighttown bisogna... Ma la facciamo Blighttown? Ovviamente no, scendi, la facciamo scendi, Blighttown. Scendi. Ah, non la facciamo come l'ho fatta io. No. Ah, c'è un non morto dietro una scala che mi stava inseguendo da mezz'ora anche quello. Ciao! Sì? Io sto bene, te? Ti piace ballare dietro le scale, eh? Ho una sorpresa per te, guarda. Oh. No, ho mancato. No, non fa tanti danni sta spada, Mi sa che si è spaccata, ecco perché. No, vabbè. Ha una mano, la stai tenendo. Ah, ecco, è vero, una mano. Mi sono dimenticato di mettere la due. Tanto è morto lo stesso. Mi ha tolto un po' più di vita, ma fa niente. Tanto adesso andando verso il falò. Magari ne approfitto per riposare. No, devi prendere l'ascensore che va... ti ho indicato. Aspetta. No, no, questo era il posto infame. Io devo scendere ancora di qua. Tipo... Sì, è andato di qua. E poi sì, le scale. Qua c'era il tizio che va a 300 all'ora sulle scale. Ok, adesso devo andare... Suppongo di qua. Ecco, l'ascensore. Ci siamo, finalmente ascensore. Questo ascensore pure sentire le bellissime martellate di Andrei. Esatto, di Andre, io chiamerò Andre come te. Ecco, riposa accanto al falò oppure vado avanti? Beh, dipende, perché dopodiché possiamo iniziare la prossima parte da lì. Allora non c'è tanto tempo per iniziare la prossima parte, quindi direi avanzamento di livello. Pay attention, please. I'm going to non fare un cazzo perché non ho anime a sufficienza. Aspetta, questo se posso con la forza. Non posso fare un cazzo. Non posso livellare, signori. Rimango non puoi livellare, ma dopo... Adesso andiamo direttamente... Vabbè, tu adesso chiudi l'episodio. Poi adesso mi evochi un attimino e che ti passo un paio di oggetti per livellare. Vabbè, quindi, signori, avete sentito, Andrea. È il momento di concludere qui questo episodio di Da Souls, i tre moscatieri. Ci sentiamo al prossimo episodio. E niente, mi resta che salutarvi. Ciao a tutti!